Sì, Aversa a testa alta non è casuale il nome del movimento, perché dobbiamo affrontare le problematiche cittadine sempre a testa alta, avendo ben chiaro quello che si vuole fare, cercando di attuare il programma con una partecipazione del popolo. Infatti stamattina siamo qua per chiedere ai cittadini di completare il programma che noi abbiamo iniziato, con le proprie idee, con la propria sensibilità, di scrivere assieme a noi gli altri punti del programma elettorale. Non lo vogliamo ratificare e dire fate così perché così va bene, noi vogliamo una partecipazione del popolo, perché crediamo nella sovranità del popolo, ma nel vero senso della parola. I diritti dei cittadini non devono essere delle cavità. Spesso negli uffici pubblici, quando si va, ci si trova di fronte alle cose che spettano, che devono essere richieste 50 volte per cortesia, per gentilezza, mi può far sto piacere, ma se una cosa ci spetta un cittadino, perché non ci deve essere data? Iniziamo e perciò a testa alta a far valere i propri diritti. Dire uno rispetto all'altro potrebbe sembrare avvantaggiarli o sovrapporli, invece no, abbiamo stilato un programma, 22 punti che già scritti e la restante da fare. Sono per esempio ridurre il 50% degli introiti politici derivanti dallo status di questa lista, destinarli agli indigenti. Abbiamo previsto un piano particolareggiato per i diversamente abili, attenzione un po' alle classi più deboli, cercando di fare assieme quello che forse è difficile fare da soli. Io, a differenza degli altri, non voglio stare a guardare dalla finestra si possono chiudere delle dinamiche, delle partecipazioni. Bisogna stare in un certo qual senso assieme agli altri, farlo assieme, non le strategie politiche, le grandi decisioni, la complessità. Questo fanno parte di una storia politica andata. Io sono per una riqualificazione generazionale, cerchiamo di avere un quid in più, di stare con la gente, di affrontare i problemi con il popolo, senza nascondersi dietro un dito, le liste, i candidati. Noi scendiamo in piazza alla luce del sole, non le facciamo chiuse nei muri in quattro mura, sperando che possano essere più belle degli altri. Noi per il momento abbiamo un baricentro di centro, non nascondendo quelle che sono i nostri trascorsi. Siamo dei moderati di centro, dei democratici con i quali affrontiamo, lo dicevo prima ad un'intervista, non ci stanno né preconcetti e né antefatti. Noi quello che parliamo di cose per la città, il benessere della città, non ci stanno preclusioni nei confronti di qualcuno senza motivo. Noi abbiamo dei temi all'ordine del giorno. Chi decide di condividere il portato di questo elenco di progetti con noi, ma sarà ben lieto, siamo ben lieto di confrontarci con tutti. Ah, Peppe Sagliocco per me ha lavorato bene, ha fatto un grande lavoro. Oggi il comune di Aversa è un altro comune, con Peppe si è impegnato, sono state fatte tante cose buone, si è battuto per ridurre le tasse, di aumentare i servizi, e perché condannare quello che è stato fatto con buon senso e con amore? Il tribunale di Aversa non è caduto per caso, è stato opera di una grande concertazione, di un grande lavoro, come tutte le grandi opere fatte. Abbiamo riqualificato via Roma, abbiamo fatto il Parco Pozzi, e la cosa che invece io personalmente ho un rimorso per delle piccole cose che non sono state fatte, ma parlarne oggi sarebbe facile dirlo, però Peppe è stato un buon sindaco e ha amministrato con buon senso e con capacità.